Fiera Internazionale della Bovina da Latte di Cremona, edizione 2019. Siamo qui con Giancarlo Favaretto, che è il responsabile commerciale della Due Gamma, che vedremo poi quali sono i prodotti e i servizi che sto offrendo al mercato italiano. Quello che mi ha incuriosito, a parte la ormai decennale conoscenza con Giancarlo Favaretto, che ha un percorso professionale importante in Italia in tutti i settori, quindi nel mondo del bovino da latte è una persona estremamente conosciuta, è perché l'azienda di cui lui è responsabile commerciale ha posto questa forte attenzione alla conservazione degli insilati. Gli insilati sono un alimento fondamentale, a meno che non ci siano degli espliciti divieti, dei disciplinari, tipo il parmigiano reggiano, sono degli alimenti fondamentali che occupano una parte importante della dieta delle bovine da latte. Quindi io volevo chiedere a Giancarlo Favaretto, ma perché avete posto questa attenzione? Ci sono dei problemi a conservare gli insilati? Ciao Alessandro. Grazie per l'opportunità di dire quello che rappresento e quello che facciamo come lavoro. Questa è un'azienda che ha investito moltissimo sulla conservazione degli insilati e non solo, perché a suo tempo, quando hanno iniziato a produrre questa tipologia di film, si è espanso anche nell'uso per la conservazione degli alimenti uso umano, tipo formaggio, carni e altri alimenti. Concretamente cosa consiste? Che nella plastica normale passa l'ossigeno. La nostra azienda ha trovato un sistema per non far passare l'ossigeno. Praticamente il film viene prodotto multistrato e si usa una sostanza che si chiama EVOH, che praticamente blocca il passaggio dell'ossigeno, lo rende quasi a zero. Non è proprio zero zero, però è quasi a zero. Non passando l'ossigeno praticamente si conserva molto meglio qualsiasi alimento, perché non c'è nessun tipo di fermentazione, in quanto quando passa l'ossigeno i batteri continuano a lavorare, continuando a lavorare comunque consumano prodotto, consumano sostanza secca, amido e altre sostanze nutritive, portando a delle perdite consistenti, le perdite che possono arrivare anche nella parte superiore delle trincee al circa il 20%. Ma Giancarlo, tu vieni da una storia complessa, in quanto sì, adesso stai facendo questa attività, però insomma vieni da una storia di genetica, soprattutto di un importante allevamento del nord Italia, insomma abbastanza conosciuto, e vedi giri molti allevamenti in Italia, ma tu noti che esiste un problema sulla qualità degli insilati legati alla conservazione, cioè è un effettivo problema da risolvere secondo la tua esperienza appunto di allevatore, tecnico e specialista nella conservazione? Ma se io devo fare una cronostoria di quello che è successo negli ultimi 20 anni, dove si è iniziato a fare un certo tipo di lavoro sugli insilati, diciamo che fino a 15 anni fa è stato sviluppato un certo tipo di conservazione, poi per anni quasi si è fermato tutto, cioè si è fermato tutto e la qualità degli alimenti è peggiorata in modo... Adesso c'è molto più interesse, perché un po' in tutto il mondo, perché noi lavoriamo in tutto il mondo, soprattutto in Nord America, Inghilterra, Francia, Germania, si stanno accorgendo dei vantaggi che hanno a usare questi prodotti nella qualità dei foraggi, perché la qualità dei foraggi è inevitabile, si ripercuote poi nella funzionalità dell'allevamento. È talmente importante non usare alimenti che sono contaminati da batteri o forme di acidi che possono creare veramente problemi nell'alimentazione delle vacche. Beh, io ti ringrazio Giancarlo della tua disponibilità. Chiaramente voi lettori di Ruminantia, l'azienda che rappresenta il marchio Sial Plus, quindi la Due Gamma, è un nostro sponsor, quindi se voi cliccate sull'orologio avrete tutte le informazioni necessarie per un approfondimento. Grazie.